si possono o non si possono inserire gli interessi che si pagano sul mutuo per comprare casa? Questa è una delle domande che mi viene fatta più spesso quando le persone fanno il modello 730 o più in generale la dichiarazione dei redditi, quindi facciamo un po' il punto della situazione in questo video, come sempre con parole semplici in modo da darvi l'idea chiara di quando, come e perché si possono inserire gli interessi passivi nel proprio 730 e andare a recuperare, perché no, qualcosina di chi si è pagato nell'anno per il mutuo. Prima di partire, come al solito, mi presento, mi chiamo Massimiliano Allievi, sono un dottore commercialista e per tutti i dubbi, per tutte le domande su queste e altre detrazioni in generale sul modello 730, puoi scriverci o qui nei commenti o alla nostra mail di studio info@studioallievi.com se hai bisogno di una consulenza specifica per la tua situazione. Detto questo, arriviamo subito al punto. Mi sono fatto un elenco delle cose che secondo me sono importanti da conoscere, non sono tecniche, non sono da commercialista, ma sono adatte a voi, specifiche per voi che magari avete fatto un mutuo per comprare casa e giustamente dite: ok, ma posso o non posso inserirmeli? Quante posso inserire di interessi? Quali sono i requisiti da rispettare? Perché è proprio sui requisiti che secondo me ci sono molte situazioni in cui bisogna bene verificare se si può o non si può inserirsene. Andiamo a prendere direttamente, ve la riassumo in modo da darvi tutte le indicazioni, i punti principali da tenere presente. Beh, innanzitutto la risposta è positiva, quindi gli interessi sul mutuo si possono andare a inserire nel modello 730 o in generale nella dichiarazione dei redditi. Primo aspetto, secondo me, importante da valutare è: c'è capienza fiscale o non c'è capienza fiscale? Perché tecnicamente si possono andare a inserire, e adesso vedremo anche quando e come si possono andare a inserire, ma la prima cosa da valutare se state facendo la dichiarazione dei redditi è: ho capienza fiscale ancora per potermi detrarre, per potermi andare a scaricare questi interessi sul mutuo? Perché? Perché la base è lì, cioè non è che ci si detrae così in automatico e si ottiene un rimborso dal datore di lavoro, dall'agenzia delle entrate in tutti i casi. Bisogna avere una capienza fiscale, che per farvela breve vuol dire che bisogna aver pagato delle imposte, delle tasse, dell'IRPEF a quell'anno per poterla andare, in questo caso nel 730 o in dichiarazione dei redditi, in parte ad abbassare, a recuperare. Se così non è, quindi se non avete un lavoro, se non avete redditi, tecnicamente potete anche andare a inserire questi interessi, il problema è che poi non avete un beneficio economico, quindi non vi torna nulla indietro. Primo aspetto, secondo me, fondamentale: capienza. Ho capienza fiscale o non ho capienza fiscale? Da dove lo si vede? Beh, banalmente, innanzitutto dal CUD, da quello che si chiama adesso certificazione unica, se siete dei dipendenti. Quindi da lì vedete, da dipendente, quali sono le tasse, le imposte che avete pagato e di conseguenza quello che avete a disposizione da poter andare eventualmente a scaricare. Quindi interessi sul mutuo, spese della farmacia, spese mediche, lavori di ristrutturazione, tutto quello che ci si può andare a detrarre, scaricare. Se invece siete dei lavoratori autonomi, con la partita IVA, beh, si parte sempre dalla dichiarazione dei redditi, quindi bisogna vedere quello che è stato il vostro reddito finale, quello che è stato il vostro fatturato, i vostri costi e di conseguenza quelle che sono le tasse da pagare e di conseguenza qual è la capienza fiscale. Quindi importantissimo, capienza fiscale. Fatta quella, quindi una volta capito se siamo sia capienza fiscale, bisogna vedere per l'abitazione che ho comprato io, posso o non posso detrarmi gli interessi? Beh, l'articolo di riferimento è l'articolo 15 del TUIR, che è un po' il testo unico delle imposte sui redditi, quindi la normativa su questo ambito. E che cosa ci dice fondamentalmente? Che sì, si può detrarsi gli interessi sul mutuo nel 730, nella dichiarazione dei redditi, a patto che, attenzione, il requisito che ci dice la normativa è che il soggetto che detrae questi interessi, quindi attenzione, gli interessi e basta, non come molti pensano la parte di capitale che si va a rimborsare più la parte di interessi. No, è solo e unicamente la parte di interessi che si può andare a recuperare nel 730. Chi può detrarla, ci dice la normativa, può detrarla chi, il proprietario dell'unità immobiliare che viene acquistata con il denaro relativo al mutuo, quindi chi compra casa, per farvela breve, con i soldi del mutuo. E adesso vedremo anche le tempistiche, perché sono importantissime, a patto che sia
anche l'intestatario del mutuo, quindi proprietario, intestatario del mutuo. Questi sono i requisiti, attenzione, importanti, importantissimi da rispettare. Oltre a questo, attenzione che la normativa ci dice non per qualunque casa, quindi molti pensano, ah sì, compro la seconda casa, faccio un mutuo e mi detraggo almeno gli interessi, quindi qualcosa recupero. No, il legislatore ci parla solo di abitazione principale. Quindi è tra l'altro importantissimo stabilire che quella diventi la propria abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto. Lì quindi bisogna spostare la residenza e bisogna anche andarci a vivere. Deve essere la nostra dimora abituale. Importantissimo, entro 12 mesi dall'acquisto. Se no, non potete detrarvi gli interessi sul mutuo. Quindi importantissimo questo. E l'altro aspetto importante, importantissimo da verificare è quando è stato fatto questo mutuo. Perché? Perché la normativa ci dice che il mutuo può essere fatto 12 mesi prima o 12 mesi dopo l'acquisto, in questa fascia temporale, quindi o prima dell'acquisto dell'immobile, ma un massimo di 12 mesi prima rispetto all'acquisto dell'immobile, oppure 12 mesi anche dopo rispetto all'acquisto dell'immobile. Quindi perché no, posso acquistarlo, magari con fondi ovviamente provenienti da altre fonti, e poi andare a fare un mutuo legato a questa abitazione principale. Ma entro 12 mesi dall'acquisto, se vado oltre, perdo la possibilità di andarmi a detrarre, andarmi a recuperare gli interessi sul mutuo. Quindi è importantissima la tempistica del mutuo ed è importantissimo anche l'oggetto del mutuo. Quindi non può essere qualunque abitazione, ma deve essere l'abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto. E attenzione su questo, che si tratta di una normativa diversa rispetto a quella delle agevolazioni prima casa. Quindi nel rogito voi vi impegnate, pagate le imposte sulla prima casa, che sono più basse rispetto a tutte le altre, a patto di stabilire lì la residenza, quindi che diventi la vostra prima casa, entro 18 mesi dall'acquisto, quindi in un periodo diverso rispetto alla normativa per gli interessi sul mutuo. Sono due cose completamente diverse. Uno, lo spostamento della residenza del domicilio ci dà la possibilità entro un termine di fare in modo che quella sia la nostra prima casa e di conseguenza di aver pagato correttamente le imposte sulla prima casa. L'altra, questa normativa sugli interessi, invece ci dà la possibilità di detrarci o no gli interessi sul mutuo. Due cose completamente diverse. Detto questo, quant'è che andiamo a recuperare? Quindi stabilito che, ok, io ho spostato, ho fatto diventare abitazione principale entro i 12 mesi quella casa che ho comprato, che il mutuo l'ho fatto nel periodo in cui mi avete detto, quindi 12 mesi prima o 12 mesi dopo. Adesso quant'è che vado a recuperare? In sostanza 19% degli interessi pagati nell'anno. Quindi che cosa succede? Che la banca, ovviamente sempre a patto che ci sia capienza fiscale, l'ho detto all'inizio ma è sempre valido, la banca ci darà un report della parte di interessi che voi avete pagato nell'anno, oltre alla quota di capitale che eventualmente avete restituito. Quel documento sarà quel documento che accerta il fatto che voi avete pagato quegli interessi e quindi vi dà la possibilità di andarveli a inserire in dichiarazione dei redditi. Quanto si recupera? Il 19% di questo importo degli interessi pagati, con un massimo, attenzione, di interessi che si possono andare a inserire in dichiarazione dei redditi, 4.000 euro, e in questi 4.000 euro rientra il primo anno, importantissimo, anche l'eventuale atto di mutuo che è stato fatto dal notaio per appunto il mutuo della prima casa. Quindi questa parte, la parcella del notaio per l'atto di mutuo, può essere inserita in questa casellina, può rientrare in questi 4.000 euro. Che cosa succede se ne abbiamo più di interessi? Soprattutto in questi mesi, nel 2024, anzi nel 2023, gli interessi sui mutui sono saliti tanto. Quindi che cosa succede se io ho avuto più di 4.000 euro di interessi? Beh, ho un cap a 4.000 euro, quindi posso inserirne 4.000 euro a immobile. Attenzione, non a persona, 4.000 euro a immobile. Se vado oltre, la parte sopra è persa, quindi non si può andare a recuperare. Di conseguenza, che cosa vuol dire? Che se posso inserire massimo 4.000 euro nel mio
7,30 e lo recupera al 19%, vuol dire che il recupero massimo in soldi che vi può ritornare, se avete capienza fiscale, sono 760 euro, se ho fatto i conti corretti, quindi il 19% di questi 4.000 euro. Questo è il recupero massimo che potete avere ogni anno per la parte relativa agli interessi sul mutuo. E questi 4.000 euro, attenzione, in questi anni non sono stati aggiornati, quindi nonostante l'inflazione, nonostante tutta una serie di dinamiche che sono successe sui mutui negli ultimi anni, al momento questo è fermo a 4.000 euro, il limite è fermo a 4.000 euro. Ci si augura che nei prossimi anni magari questo limite possa essere adeguato e, perché no, innalzato e magari anche legato all'inflazione. Quindi uno dice, se c'è stata un'inflazione del 9%, magari l'anno prossimo anziché 4.000 euro facciamo 4.000 euro più il 9% di 4.000 euro, però vedremo, ecco, questo aspetto. Altra cosa importante, importantissima, dovete ricordarvi della documentazione. Quindi non basta andare dal commercialista dicendo: guarda, io ho fatto 4.000 euro di interessi. No, dovete avere la documentazione della banca, l'atto di acquisto dell'immobile, in modo da avere tutti i dettagli, in modo che il consulente abbia tutti i dettagli per poter andare a inserire questi interessi nella vostra dichiarazione dei redditi. Bene, io come al solito spero di esservi stato utile con questo video riassuntivo. Per tutti i dubbi, per tutte le domande, puoi scriverci qui nei commenti o alla nostra mail di studio info@studioalieni.com. Grazie per l'attenzione e una buona giornata a tutti.